io spacciavo, spacciavo praticamente per Alessandro Marrone, e fino a 4 mesi fa praticamente. E poi abbiamo avuto una parola e poi non ho fatto più niente perché ne facevo uso io. Quindi spacciava per Morrone, perché per quale periodo più o meno? Un anno. Per un annetto? Sì, più o meno, diciamo 11 mesi, 13, questo, in modo esatto non lo so. Quindi l'ultima volta che ha spacciato, ha detto, è stato? 3 mesi fa. 3 mesi fa, quindi un anno a ritroso. Sì. E che cosa spacciava? Eroina. Solo eroina? Sì. Ce l'andava a prendere. A via Popilio, all'ultimo lotto, da Luigi. Dopo le 8 sempre, ne prendevo 100 grammi. Ogni quanto la prendeva? Ogni settimana, dipende se c'erano le feste praticamente, ogni 3 giorni. 100 grammi di eroina, avete detto, e poi la... dov'è che la spacciavate? In giro praticamente, Conad, da non ho fatto il maxi processo, l'aula bunker praticamente, caccia il Conad, o all'ICAM, o Reti Cupole dove è la benzina, o di Reti Palazzina del mio. E più lui spacciava sotto casa, diciamo, nel portone. E quando vi pagava? In prima mi dava la settimana 150 euro, poi ho cominciato a usare l'eroina e non mi ha pagato più, anzi. No, dico, chi si pigliava la droga, quando vi dava ogni volta che... Ogni pezzo erano 40 euro. 40 euro a pezzo. 20, 40, dipende quanto se ne prende.